paio soltanto, è uscita qualche notizia, che cosa appare? Appare innanzitutto la prima novità è che Moratti e Facchetti telefonavano ai designatori e questo è quello che Paolo Bergamo ci aveva sempre raccontato a noi come ad altre televisioni, lo ricordiamo in altre apparizioni televisive come ai giornali, e che invece era stato sempre negato sia dai sia dai due presidenti, i due presidenti, sia, ma la cosa più importante è stato negato martedì scorso in aula dal pubblico ministero e dal colonnello Ricchio, o sbaglio? No, non è stato negato, hanno detto che probabilmente qualcosa può essere sfuggito. Questo l'ha detto Narducci, invece il PM, mentre invece il colonnello Ricchi ha detto noi le intercettazioni sono state viste tutte, quell'altro ha detto qualcosa sarà sfuggito. Quindi l'unico contento sono io in questo momento, perché io quando 4 anni fa scoppiò questo pandemonio, io lo chiamo pandemonio perché non mi piace chiamarlo in un'altra maniera, e grazie ad un invito di Enrico Mentana andai ad una sua trasmissione e ci misi la faccia per dire che tutti mi chiamavano, perché vivevamo quel momento storico sotto il profilo sportivo, cioè tutti ci chiedevano di uscire fuori dalla nostra cappa di protezione, tutti ci chiedevano di umanizzare i nostri rapporti, tutti ci chiedevano di... facevamo 2 o 3 incontri l'anno con i dirigenti e i capitani, per cui io ero convinto di far bene perché i regolamenti non me lo vietavano e quindi potevo farlo, ero il parafulmine, con Pairetto naturalmente, di tutte quelle che potevano essere lamentele dei presidenti, dei direttori sportivi e chi aveva voglia di farlo. Qualcuno ha sostenuto che le telefonate erano soltanto per gli auguri di Pasqua, allora, siccome ci sono per esempio 160 varie telefonate cioè ancora inedite di Cellino, io immagino che la Pasqua non sia 160 volte in 7-8 mesi. C'erano anche i regali di Natale. Regali di Natale, per carità, però insomma, siccome sono state trovate, ma adesso dico, diciamolo con forza, telefonare ai designatori non era vietato. Così come non era vietato per Moratti, Facchetti, Cellino, Galliani o chi altro sarà che troveremo o che sapremo nei prossimi giorni, perché poi ne usciranno probabilmente come una goccia cinese, allora non era vietato neanche per Luciano Moggi e neanche per Antonio Giraudo. Emilio, volevi dire qualcosa tu? Prima solo aggiungere un dato numerico che secondo me è sostanziale, cioè 171.000 telefonate, con il perito di parte ne sono state esaminate con 30.000. Mesi di lavoro, 30.000, quindi stiamo parlando di queste centinaia su 30.000, certo, non sul corpus di 171, certo, con una proiezione adesso, matematica fin troppo semplice, il numero potrebbe aumentare. 30.000, quindi quasi un sesto. Di queste 171.000, esatto, quindi immaginatevi quante ce ne sono che potranno venire poi. Perché è fondamentale questo aspetto. Esattamente, Michele, vuoi dire anche una cosa tu, perché poi tra poco andiamo in pausa e dopo sentiamo bene Paolo Bergamo a ruota libera, diciamo. Guarda, prima con Emilio, quando mi ha invitato, io passavo per essere, come dire, contro la mia volontà, perché sono della Juve, io da sempre ho avuto un atteggiamento colpevolista nei confronti dei comportamenti di Moggi e questa cosa rimane, perché quello comunque sia certi tipi di comportamenti, perché poi il problema non è chi chiama chi, è quello che si dicono. Sto maturando l'idea che diciamo, l'inchiesta sia stata da una parte orientata in un certo modo, sto maturando nel senso che prima non avevamo tutti gli elementi, no, per cui i comportamenti di Moggi vanno ricondotti in un, come dire, quello che manca, esatto, contestualizzati. Allora, parliamo di un'inchiesta nella quale mi sembra emerga in maniera chiara che c'era qualcuno che sapeva che si stava svolgendo, perché ovviamente, diciamo, l'azienda telefonica che teneva sotto controllo queste persone andava ricondotta ad un dirigente dell'Inter, mi sembra di capire. Non mi sembra di capire, è così, perché si tratta, stiamo parlando di Tronchetti Pro Era, qualcosa più, okay, che un dirigente. Il vicepresidente dell'Inter è anche presidente. Scusate, anche Carlo Buora vicepresidente, c'era un po' tutto. Sì, Moratti era consiglio di amministrazione. Apprendiamo durante il dibattimento. Ti posso interrompere un secondo che lanciamo la pubblicità e perché questo Ragazzi, c'era una quasi specularità. No, ma non solo, ma c'era, ragazzi, va anche contestualizzato, c'era stato il presunto scandalo doping, c'era un'aria che favoriva, diciamo, l'arrivo, c'era, si stava cercando il modo in qualche modo di incastrare la Juve in qualche modo. Ripeto, è chiaro che i comportamenti di Moggi rimangono dei comportamenti scorretti, secondo me, questa è la mia opinione, ma senza il contesto nel quale si muoveva, cioè, non, la storia non può essere spiegata. Cioè, persino il colpevolista di Branco comincia a vacillare sulle sue... L'idea che
c'erano degli attori sulla scena che sapevano benissimo che c'era un'indagine, erano stati informati e quindi probabilmente stavano attenti, certo, a quello che dicevano al telefono. L'idea che qualcuno, gli imbarazzi di Auricchio durante il processo, cioè mi sembra di capire che lì qualcuno, questa sì, questa no, questa sì, questa no, questa è la Juve, non ce ne frega nulla, lo dice lui a un certo punto. Lo dice addirittura un assistente che si presenta a Coppola dai carabinieri e racconta in tribunale, quando, sotto giuramento. Io me la ricordo l'atmosfera allora, quando uscivano i take d'agenzia, anche Emilio se lo ricordo, i flash, ci avevano raccontato all'inizio che erano diffidati e pilotavano le diffide, cioè l'ammunizione per la diffida. Di questo non c'è mai stata evidenza. Viene fuori tutto il contrario. Se tu parli con qualcuno adesso, fai un sondaggio, uno di quelli famosi, e si chiede a qualcuno, ma perché, allora, dov'è l'illecito? Lo sai cosa ti risponde la maggioranza della gente? Lo sgabuzzino di Moggi a Reggio Calabria. Sì, sì, sì. Cioè il nucleo, come dire, fondante, la prova, la pistola, chiamala come ti pare, dov'è? Dov'è? Non c'è. Allora, no, non c'è, non veniamo, sono dei comportamenti. Allora, veniamo un attimo però all'argomento della giornata.